Transformers, robots in the sky. Bye, Steve. L'amore. Ciao a tutti, sono Gianni di Autorobo.it, la community italiana di Transformers su Facebook. Oggi parleremo di un personaggio molto particolare, un tripla trasformazione, forse un po' sminuito nel cartoon stagione 3, soprattutto qui in Italia, con un doppiaggio abbastanza non adeguato, per dire poco, ma si è distinto soprattutto nei fumetti. Stiamo parlando di Springer. Questo personaggio nei fumetti sarà il leader della squadra scelta, la Task Force dei Wreckers, che inizialmente avrà come leader Impactor, e dopo gli succederà appunto Springer. Quindi un personaggio davvero carismatico e come tripla trasformazione Autobot è sicuramente il più celebre. C'è la versione Generation 1, molto discutibile perché già faceva parte di una serie di giocattoli già un po' calanti rispetto ai primi Generation 1, parliamo di quelli della stagione 1, in quanto erano più associati a dei plasticoni, chiamiamoli così, rispetto ai Generation 1 iniziali, che comunque derivavano dai Diaclone, che avevano metallo, avevano sicuramente un'altra presenza e un altro carisma già come giocattolo. Adesso andiamo a guardare un po' di versioni dedicate dalla mia collezione e andiamo di là a parlarne. Iniziamo da questo pezzo ormai storico, il Fans Project Defender, il primissimo Springer in stile Classics Generations, primissima figura completamente terze parti, slegata dai kit come si usava ai tempi, quindi è stata la Fans Project non solo a sdoganare in modo decisivo le terze parti all'interno delle collezioni di noi appassionati tramite appunto i kit, in particolare il City Commander per il Classics Ultra Magnus, ma appunto con questo personaggio è andato a creare per la primissima volta un modello completamente slegato dai kit per ufficiali. Quindi questo modello è davvero di grande valenza storica a prescindere. Anno 2010, petto in metallo, un po' discutibili i piedi soprattutto per la stabilità, ma resta la qualità di una trasformazione molto elaborata e della figura tutta. Arriviamo a questa stupenda versione Voyager Class della linea Trillin 30 Generations. Un modello notevolissimo se teniamo conto che stiamo parlando della fascia economica, quindi circa 30 euro, e lo Springer visto prima della Fans Project costava già più del doppio. È talmente notevole che sicuramente lo possiamo collocare tra i migliori Voyager Class di tutti i tempi, con tre modalità tutte convincenti. E lui si merita subito il nostro momento birretta, che andiamo ad aprire, voilà, e mentre sorseggiamo ci guardiamo una bella galleria fotografica dedicata dal nostro gruppo di Autorobot.it.
Con la SIGE 2019 arriva questo Voyager molto più fedele al cartone animato. Soliti danni da battaglia tipici appunto della SIGE che a me sinceramente non piacevano, però quelli c'erano e ce li teniamo. Sulla schiena ho posizionato la seconda spada in questo simil fodero che in realtà è l'accessorio che serve per creare l'elica dell'elicottero. Strutturalmente è più convincente il Trilin 30 visto prima, però devo dire che per essere un tripla trasformazione di fascia economica, quindi sempre nei 30 euro, fa bene il suo. La trasformazione non è fluidissima, però alla fine con un po' di pazienza tutto va al proprio posto. Comparazione con i Deluxe Studio Series Blur e Hot Rod. Ed ora ci andiamo a guardare un'altra mia galleria fotografica, sempre dal nostro gruppo di autorobot.it. Arriviamo alla versione Masterpiece, il Fans Toys Apache. Modello molto solido e pesante, sperando che non mi spacchi il mobile, non è posabile come prodotti odierni, questo è un prodotto Fans Toys datato, tuttavia ha comunque una trasformazione soddisfacente. Le due modalità, a mio parere, per quanto facciano bene il proprio, non sono all'altezza del robot, soprattutto per delle cabine di pilotaggio un po' piccole. Fanno bene il proprio nel complesso, ma ripeto, a mio parere il robot è il punto di forza di questo modello. Non sicuramente il migliore tra tutti i Fans Toys, ma un modello che per quanto mi riguarda era irrinunciabile. Comparazione con Masterpiece Takara Ultra Magnus e con Fans Toys Fortress. Con questa inquadratura chiudo quest'altra video recensione e spero vi siate un po' emozionati insieme a me. Vi invito ad iscrivervi al mio canale e a lasciare un bel like. Vi ringrazio tutti, vi saluto e ricordiamo che la fantasia nutre e rende l'anima eternamente giovane.